Allora, cari amici, come voi avete potuto vedere, le situazioni si stanno involvendo sulla base di quello che noi avevamo... implodendo. Involvendo e implodendo. Noi avevamo già ampiamente descritto. Ora, il punto è questo. Molti ci accusano di... complottismo. Sì, di prendere delle posizioni... catastrofismo. Particolari, eccetera. Allora, a questo punto, a fronte dei fatti che sono indiscutibilmente quelli che sono, cioè il popolo greco ha risposto come avrebbe dovuto rispondere, che ne dicano quelli che cercano di menare i campellaia, detto questo, che è molto importante, tra l'altro sul Corriere della Sera di ieri c'era scritto i patti segreti della Grecia, eccetera. Allora, i patti segreti ci sono sempre. I governi fanno sempre patti segreti, anche idioti madornali e sesquipedali come Matteo Renzi i patti segreti li fa, perché anche l'idiota li fa, tanto glieli fanno sotto il naso, con tutto che la legge prevede che certe cose debbano essere dette al capo del governo, non credo che a questo capo del governo i nostri servizi segreti dicono più di tanto, al massimo gli potranno insegnare la recita della Vispa Teresa, tu che cosa no, dici? Al limite ci sono i collaboratori, i funzionari di regime, i direttori generali del Ministero dell'Interno e dei compartimenti e dei dipartimenti vari che sicuramente portano avanti tutte le vicende che ci coinvolgono senza doverlo per forza riferire punto per punto a uno come Matteo Renzi, che certamente neanche capirebbe l'essenza situazioni. Ecco, proprio in questi giorni un noto personaggio ha finalmente fatto bella, c'è una clip che gira in rete l'altro ieri, e cioè c'è Matteo Renzi che è stato da Bruno Vespa e che gli fa una domanda, se lui dice, una volta le situazioni di espansione economica si ottenevano attraverso l'invasione di fatto e di, sì, certamente, concreta, del territorio, certamente. Come ad esempio in Dalmazia o in Savoia, sì. Abbiamo invaso la Savoia e non lo sapevamo, per la Madonna. Cosa non credere. In effetti lui non lo sapeva, noi la Savoia l'abbiamo invaso sul serio nel 40. Ti ricordi? Quando abbiamo dichiarato guerra alla Francia, il primo salto che abbiamo fatto di prendere un po' di terra. Sì, però la Savoia era... è sempre stata storicamente dei Savoia. Allora, lì ci sono stati degli anda e rianda, dei flussi e riflussi, sì, certo. Tant'è vero che nell'immediato dopoguerra, secondo dopoguerra, la Francia, pur non avendo nessun merito nella questione, si è impossessata di una ampia zona di montagna. Mare e montagna, sai come si dice, no? Mare e montagna, sale e roccia, e quindi sai, quindi lì la situazione, ti ricordi i tempi di Napoleone? Certo. Napoleone gli diede giù, poi nell'ambito della seconda guerra di cosiddetta di indipendenza italiana, Ha dovuto cedere perché Briga, se no non interveniva. È stato ceduta niente po' di meno che Nizza, certo. Che fece incavolare notevolmente a Garibaldi, che essendo nato lì ed era italiano, Nizzardo, si sentiva al 150%, siamo noi che diciamo che Garibaldi per fortuna non era al 100% italiano, perché sennò i coglioni di Garibaldi, diciamolo per inciso, non ci sarebbero stati in mezzo, perché lui dove arrivava faceva valere la sua autorità, e questo è fuori discussione, che ne dicano certi sudisti, i detrattori. Esattamente. Allora, noi siamo sempre stati per Garibaldi, perché Garibaldi ogni volta dove arrivava picchiava sodo a chi doveva picchiare, e viva Dio lo frenavano. Obbedisco, ecco, fino a quella porcata che dovete dire obbedisco. No, due volte ha detto obbedisco. Sì, ma quella porcata. Obbedisco lì a cosa? A Bezzecca. A Bezzecca prima e poi
A cosa? A cosa? Al Volturno. Al Volturno, sì, oddio. È un obbedisco, il Volturno. Conosco bene il posto, sono stato anche varie volte. Dopo la vittoria sul Volturno, dove fu fermato, ma l'hanno fermato di nuovo. Ad esempio, questi eroici propugnatori di Franceschiello, ma mi devono spiegare per quale ragione a Garibaldi l'hanno fregato durante il secondo conflitto per l'indipendenza. L'hanno bloccato dopo il Volturno, perché sennò veniva su, e gli hanno sparato all'Aspromonte, non solo, perché sennò veniva comunque su, e poi dicevano che no, che non voleva fare la rivoluzione. Ha fatto la rivoluzione, li poteva fare, certo, gli sparavano. Certo. Poi l'hanno fermato di nuovo, e in maniera pesante, a Mentana, perché qui la storia di Mentana, io la conosco. 3.500 morti. Sono i seguaci di Franceschiello che credono che Mentana sia stata così una passeggiata, morti. Capito? Allora, detto questo, solo nel Commedino sono morte 500 persone. Appunto, tanto per dirne una. Quindi queste cose le dobbiamo dire. Detto questo, e ricordando che il Cretinetti è stato ampiamente bollato, questo è l'ultimo numero del Candido, ci sono delle belle cose, vedi? Questa è molto carina, vediamo di far vedere d'accordo, poi la leggiamo. Vedi dove c'è scritto, dice, vedi, pena capitale, filmava le decapitazioni dei jihadisti, il regista dell'ISIS finisce malissimo, condannato a girare un film con Federico Moccia. Quest'altra è molto carina, la Cristoforetti torna sulla Terra, Marino invece continua a stazionare su Marte, ecco. Marino che staziona su Marte, capito? Ecco, capito. E poi ce n'è un'altra, sì, piano immigrazione, l'Europa prepara la bozza, questa è anche molto carina, questo qui che, capito, familiarizza, mette le mani sulle spalle, ma è una cosa allucinante. Hanno fatto vedere una fotografia dove c'era lui stravaccato così su una panchina dal di dietro, no? Stravaccato, a sinistra c'era. Gli manca proprio l'ultimo neurone. A destra ha dato defezione. C'era un banana. A destra un banana. A sinistra la Merkel e lui così con le mani così. Manco fosse Cristo in croce. Allora, lasciamo stare. Allora, proseguiamo. Siccome i nostri amici l'ultimo vogliono sapere. Gli è deceduto lasciandolo orfano. Allora, siccome orfano noi, di tanto ingegno, di grandissimo ingegno, allora vedi caso è pure fiorentino, capito? Allora, metti caso, l'erede dei Medici, infatti, di Pico della Miranda, andiamo avanti. Allora, i nostri amici ci dicono, ma voi conquistate, voi non volete l'Europa, no, noi vogliamo l'Europa, vogliamo questa Europa qui però, questa. Questo è un libro che è scritto tanto, tanto tempo fa. Speriamo che il... Non da Spinelli. No, no, anche se questa cosa dobbiamo dirla, Allora. Non certamente da Barbara Spinelli. Sicuramente no, da Barbarella. Allora, lo Spinelli, durante un periodo di villeggiatura, più o meno forzata, ma insomma villeggiatura, elaborò una concezione. Villeggiatura al mare, oh, e caso. Mare, pagata, faccia adesso. Gratuito, pagata, esatto, e riveriva. E strapparà. Poi poteva fare, incontrarsi con i suoi amici, con gli amici di ideologia, di pensiero, eccetera. Chiari, è stata una fascina di pensiero, quel esattamente. Oh, lo Spinelli, dobbiamo chiarirlo una volta per tutte, tra l'altro si chiama Spinelli anche mio nipote, era una persona che elaborava e ha elaborato questo manifesto di Ventotene, lo ha elaborato nell'ambito del puro pensiero mazziniano. Allora, il progetto mazziniano prevedeva, e noi lo assecondiamo, però il fatto che nessuno lo dice, cioè quando parlano solo di Spinelli, un teorico, uno dei padri putativi dell'Europa. Esattamente. No? Allora, il progetto spinelliano, che noi approviamo al 150%,
è un progetto di un'Europa confederazione di stati. Allora, se l'Europa è una confederazione di stati, come la pensava Mazzini? Mazzini questo concetto l'ha elaborato nel 1830. Quando nel provavano la giovane Europa, appunto. Quando, esattamente, nel 1830. Quindi il progetto di Spinelli a noi ci va benissimo. Però non è suo, da aggiungere questo, insomma, ecco. È un'Europa di stati legittimamente costituiti, legittimamente sovrani, che cosa che per esempio la Germania e in forma minore anche l'Italia non sono, perché sono paesi sotto occupazione americana. Esattamente, straniera. Ancora sotto occupazione americana. Allora, ritorniamo alla faccenda, è sempre per dire che noi certe cose le sappiamo. Vogliamo far vedere, ne abbiamo già parlato tante volte, ma vogliamo far vedere un'altra volta questo libro importantissimo di Paolo Rumor. Io mi auguro che se veda questo libro. È facilmente reperibile, è ancora facilmente reperibile. L'editore è Hobby e Work. Così, ecco. Allora, chi è Paolo Rumor? Paolo Rumor è il nipote di Rumor. Di quel Rumor parlamentare senatore, che fu anche capo ministro del governo, certo, in un momento molto pesante. Io ricordo il governo Rumor, certo, quando ci fu lo scoppio della bomba a Brescia. Quindi era un momento molto caldo, non si capisce per quale ragione fecero capo del governo Rumor. Però se andiamo a guardare questo libro, questo libro è di uno stranissimo interesse. Perché? Perché Paolo Rumor, nipote di questo Rumor, tempo fa, ma relativamente poco tempo fa, trovò un taccuino dello zio, il quale zio, in quell'epoca, andava annotando certe stranezze che si stavano verificando mentre stava nascendo l'Europa attuale. Una serie di concause. Esattamente. Tante cose. Di concatenazioni. E personaggi veramente ambigui, dalle terze facce, personaggi che non erano esattamente come apparivano. Per cui noi da molto tempo sappiamo che questa Europa è stata creata da questi personaggi. Ad esempio uno come Maurice Schumann, ecco qui il ruolo di Maurice Schumann. Chi era sta gente? Era gente che stava preparando l'Europa dei banchieri, l'Europa dei finanzieri, l'Europa degli usurai. Vedi ad esempio come c'è scritto qui, emerge la struttura, vedi? Ecco questa Europa contro la quale noi staremo sempre. Dice, ma allora voi non volete l'Europa? No, questa Europa è meglio distruggerla per ricostruirla ex novo. Punto e basta. Non si può modificare una struttura integralmente votata allo strozzinaggio e usura dei suoi abitanti. Esattamente. Allora, diremo qualcosa di più. Questa Europa ha fatto tutta una serie di trattati che io voglio elencare qui, che si trovano in questo eccezionale libro, che denuncia appunto tutti questi trattati a danno non solo dell'Europa ma anche della Terra. Gli accordi segreti, ve li elenco così ve li andate a guardare. Trattato di Lisbona, MES, il trattato che porterà miseria e disperazione. Fiscal Compact, sono tutti trattati segreti. ERF, European Redemption Fund, che cos'è e come ci rovinerà? L'allarme di Barnard, European Redemption Fund sarà la nostra rovina. Trattato di Velsen, Eurogenforp. TISA, l'accordo segreto delle lobby per creare una dittatura finanziaria. Tutte organizzazioni che noi abbiamo tutte denunciate singolarmente una per una. Accordo Italia-USA sul clima, e qui ci sono le scie. Guardate quante belle, poi dicono che non esistono le scie chimiche, vedete? Non solo, ma ci abbiamo altre cose. Ecco come l'accordo TAFTA ci distruggerà. TAFTA TTIP, di che cosa si tratta? L'accordo TAFTA, come voi vedete, altri accordi segreti, accordo segreto WTO,
Accordo segreto Stone Axe, ascia di pietra. Tutti accordi segreti, cari amici, altro che democrazia. Italia occupata dalle forze armate USA. Eccole qua. Noi lo stiamo dicendo. Se non si salva l'ambiente, per nessuno può esserci un futuro. I veri padroni dell'Unione Europea. Troppe poche persone sanno che i 20 commissari dell'Unione Europea sono i 20 rappresentanti delle più potenti multinazionali del mondo. Questo lo dobbiamo leggere. Questi commissari... Presenteremo sabato mattina una denuncia su tutto quello che ha nominato adesso Giorgio. Esatto. Complessivamente, che per dimostrare la truffa e il raggiro messo in atto da questa gentaglia qui nei confronti dei cittadini europei. Troppe poche persone sanno che i 20 commissari dell'Unione Europea sono i 20 rappresentanti delle più potenti multinazionali del mondo. Questi commissari, secondo il trattato di Maastricht, hanno poteri assoluti, spetta sempre a loro l'ultima parola. Come fa la Commissione Europea ad avere tutto questo potere? Questo potere è dato esclusivamente dagli accordi segreti, come il trattato di Maastricht, che regola tutti gli stati aderenti all'Unione Europea. Infatti l'articolo 145 di questo trattato dice: le deliberazioni prese dagli organi di comando, i commissari dell'UE, sono esecutive. Più avanti l'articolo 157 dice: i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Quando qui si parla, e quando parlano in relazione al fascismo, al nazismo, al bolscevismo, eccetera, si parla di totalitarismi, si parla di dittature, che non è vero. Questa è la vera dittatura. La dittatura del denaro. Questa è una vera, assoluta dittatura. Della finanza. Non sono... E che controlla tutto, gli organi di informazione, la cultura, l'ingegneria, la scienza, la ricerca, l'economia, la finanza, controlla tutto. I 20 commissari non sono criticabili. Allora, che cosa si deve fare? Li devi solo tagliare la testa. Una bella ghigliottina va bene Piazza del Popolo, perché Piazza del Popolo a Roma è ideale. I primi trattati sono stati i trattati di Roma, la conclusione è la ghigliottina a Piazza del Popolo. Non è la prima volta, cari amici, i papi lo facevano abitualmente, quindi prendiamo sempre l'esempio dai seguaci di Cristo. Certo. È Cristo che lo comanda. L'hanno fatto i papi, vuol dire che ha fatto Cristo. Vuol dire che l'hanno fatto bene. E noi ci adeguiamo, faremo bene anche noi. C'era ancora la lapide di Targhini e Montanari, che io più volte ho ripreso, che sono stati decapitati nel 1821 in Piazza del Popolo, e cercheremo di farlo, capito? Quindi, cari amici commissari dell'Unione Europea, cari amici, noi vi vogliamo tanto bene, capito? E per finire, perché qui ci sarebbero tante altre cose, ma non entriamo nel merito, perché ad esempio su questa bellissima rivista, ne parleremo in un altro momento, si parla appunto di Eurasia. Questo è un numero del 1990, si parla di Eurasia perché noi non solo siamo contro questa Europa, ma siamo per un'Europa allargata in senso eurasiatista, così come previsto in questo fondamentale libro che è stato la nostra Bibbia qualche decennio fa, questo libro di Jean Thiriard, edito all'epoca dall'editore Volpi. Anzi, vi dico quando è stato stampato, nel 1965, questo libro che fa parte della mia biblioteca, dal 1965, editore Volpe. E adesso finiamo, perché dice: ma voi che cosa volete? No? Abbiamo già tutto pronto, è già stato fatto tutto. Qui c'è il libro di Giacinto Auriti, come dovrebbe essere una moneta europea, cioè come dovrebbe essere, cioè come non dovrebbe essere l'euro. Loro hanno fatto esattamente il contrario di quello che prevedeva Auriti in questo opuscolo, ok? Adesso lo faccio girare un po' in modo che più o meno entra nel fuoco. Allora, e lo diciamo qui. Eccolo qua.
Attenzione, sono due pagionette, ve lo diciamo perché è quello che noi vogliamo. Con la conservazione del sistema monetario retto sulla convinzione della necessità della riserva, si è elargita ai popoli del mondo l'illusione della libertà e dell'indipendenza politica, la democrazia. Mentre invece, tramite teste di legno, il vertice bancario internazionale continua a dominare tranquillamente su tutti gli stati. Questo è stato scritto qualche decennio fa. Non è che noi ci inventiamo le cose, questo è stato edito dall'editore Marino Solfanelli nel 1977. Quindi che le cose sarebbero andate come sono andate e che qualcuno, circa un 2% della popolazione europea, se ne è resa conto, gli altri 98% è bene che stiano sotto il giogo e che ci restino fino alla morte, ecco, va bene? Allora, il 2% l'ha capito, ma l'ha capito perché è dal 77 che certe cose si dicono, non è da adesso. Ma va, abbassa la voce per favore. Questi ormai sono delle colonie senza possibilità di indipendenza, perché sono tali con l'aggravante di non saperlo. Tutto questo ragionamento significa essenzialmente che chi crea il valore della moneta non è chi la stampa o la emette, ma chi l'accetta come mezzo di pagamento. Questo è il concetto base che noi cerchiamo di nuovo di farlo capire. Nel momento in cui tu hai lavorato per un mese e un datore di lavoro ti dà della moneta, cosa significa? Che significa che tu hai accettato che il tuo lavoro sia stato valutato da un'altra persona la quale ti ha pagato quel lavoro, ma l'atto fondamentale è quello che hai fatto tu lavorando, sei tu che hai accettato quella moneta. Ora, di recente io ho fatto un danno, ma un danno condominiale, ho chiamato il mio assicuratore ha mandato un perito. Il perito ha visto il danno, ha fatto un'offerta al danneggiato, il quale, essendo una persona di ridotte capacità intellettive, ha rifiutato. Quindi si può rifiutare, non so se mi spiego, adesso non so come andrà a finire. Io lo volevo pagare per il tramite della mia assicurazione, non ha voluto quello che l'assicurazione gli offriva, io non gli do un cazzo. Questo te sicuramente lo dico così segretamente ai nostri amici. Ma andiamo avanti. Però si può rifiutare. Perché? Perché il danneggiato è quello che ha avuto il danno, può rifiutare l'offerta. Allora, lo stesso vale per quanto riguarda il concetto della contrattazione del lavoro. Parlo del lavoro perché è importantissimo. Il datore di lavoro, oggi no, perché oggi viviamo nel caos, il caos che loro vogliono, sappiamo perfettamente dove porta, ma in una società corretta, civilizzata, non c'è il lavoro, ti piglio, chiamo il caporale, do 100 al caporale, il caporale ti dà 2 a te. C'è un contratto, perché il lavoro si contratta, allora a quel punto uno ti dà una moneta in funzione di un precedente contratto. Però è lì il punto cardine. Allora, un conto è che io ti do l'equivalente del lavoro in lingotti d'oro, ma se te lo do di carta, sei tu che lo accetti. Anche in lingotti d'oro, a me il lingotto d'oro non potrebbe essere utile, perché sì, non so come scambiarlo, non so quanto valorizzarlo. Questo è un'altra questione. Sì, ma questo per mille motivi uno può rifiutare, allora, esatto. Non solo perché... Però, la non carta, è confacente sì, la quantità, vabbè, ma potrebbe essere non confacente anche la quantità. Esattamente, allora la carta invece è un valore assolutamente relativo, è un valore relativo alle quale tu dai valore nel momento in cui l'accetti, quello è il punto fondamentale, è chiaro? Ecco perché i falsari fabbricano carta come gli gira, perché ci sono i coglioni che comunque l'accettano. È tutta lì la faccenda. Adesso la crisi greca è fondamentale. Se la Grecia avesse detto, cosa che non hanno detto e che non faranno, perché noi li abbiamo già denunciati, i nostri amici già lo sanno, che questi sono dei falsari, se la Grecia avesse detto, benissimo, non solo non vi paghiamo il debito, che è un debito fittizio, perché è un debito... inventato di sana esattamente, pianta. Beh,
basato sugli interessi, su presunti prestiti che la banca fa a se stessa e che dovrebbe pagare il popolo greco. Ma allora, se questi governanti che noi abbiamo appunto in un video precedente che ci risulta essere abbastanza seguito, se questi governanti fossero seri, onesti, direbbero: non solo noi non vi paghiamo il debito, ma ci creiamo una nostra moneta, attenzione, complementare. A noi ci va bene l'euro, ma serve solo per gli scambi internazionali. Per gli scambi internazionali, punto. Come una volta serviva la sterlina. O il dollaro, quando era ancora una cosa seria. E come adesso farà lo yen, o lo yuan, quelle sono le monete vere. O il rublo, cari amici. Queste sono le monete vere. Ha fatto il doppio d'oro con l'Aquila, la doppia Aquila, la Russia. Io sai che ci farei. 8 grammi d'oro. Quando nascerà quello che vogliamo noi, l'Eurasia, ci facciamo non la doppia, la quadrupla Aquila, da una parte e dall'altra, capito? Il cubetto sei facile. Il cubo alla Nicuiventola, guarda. Andiamo avanti. Solo su questa, allora, chi si appropria invece di questo valore non sono i cittadini ma il sistema bancario, perché come abbiamo già detto la banca emette moneta prestandola, e questo è il secondo punto. Cercate di capire che se io... No, emette moneta che non è sua e che non è valida. Esattamente. E poi te la presta. E la fa pure pagare. Esattamente. Allora, io questo lo segno di nuovo perché è importantissimo. E anche questo è un concetto che la gente non lo sa. Io vado in banca, dove c'è un conto mio, siccome loro mi controllano, mi prestano anche dei soldi se io glieli chiedo. Io non glieli chiedo perché non voglio essere fregato. Dopo ma diciamo che io ho una pensione e se vado fuori 200-300 euro nel giro di un mese, la banca me li dà. Ma quella banca me la dovrebbe dare a gratis, invece me li fa pagare. Perché? Ma che la banca è proprietaria di quella moneta? No, siamo noi che prestiamo i soldi alle banche, oltretutto. No, noi li regaliamo. No, e lei ce li fa pagare. 0,03%. Vabbè, è come fosse regalato. La banca, nel momento in cui mi dice che mi presta i soldi, in realtà non me li presta. Perché? Perché è soltanto una partita di giro. È un segno che loro mettono nei loro conti contabili, non me lo dà nemmeno fisicamente, non me lo fa nemmeno frusciare tra le dita, capito? Cercate di capirlo, cari amici. Allora, e poiché prestare denaro è una prerogativa del proprietario, la banca si appropria parassitariamente qualunque cosa, non solo appunto, il denaro, certo, ecco, del valore monetario creato dal mercato. Nel momento, attenzione, questi sono dei passaggi di una cruciale logicità ferrea alla quale, diciamolo francamente, è arrivato soltanto uno con una mente razionale, estremamente razionale, certo. E non c'era arrivato nemmeno Ezra Pound, anche se Auriti si è sempre riferito, perché l'illuminazione gli è stata data dal grande poeta Ezra Pound. Ma questo ragionamento l'ha fatto il grande giurista Auriti. Nel momento in cui la banca ti presta, è l'atto di prestare a prezzo che fa di te il proprietario. Io ho questo libro, se questo libro in questo momento ce l'ho io, se lo presto a lui e gli dico dammi 50 centesimi, in quel momento, nell'atto stesso in cui lui si impegna a darmi 50, riconosce che il proprietario sono l'autorità sul bene che è esattamente suo. È chiaro? Quando voi affittate un appartamento, non prendete in affitto, affittate a qualcuno. Se quel qualcuno ti paga l'affitto, significa che il proprietario dell'appartamento sei tu, eh? Solo su questa promessa si può comprendere l'esatta portata della lettera dei Rothschild alla ditta Ickelheimer in data 26 giugno 1863. Ricordatevi questa data, 1863. Pochi comprenderanno questo sistema, coloro che lo comprendono saranno occupati nello sfruttarlo. Il pubblico forse non capirà mai che il sistema è contrario ai suoi interessi. Citato da Ezra Pound, opere citate, pagina 12. Chiaro?
loro sapevano perfettamente quello che facevano. Hanno creato un sistema esclusivamente a loro interesse e l'hanno creato alla fine del 600. No, prima, come ho dimostrato già a Venezia, era un'altra faccenda. Nel 1320 già facevano queste cose qua. Sì, allora, un conto è fare certe cose, un conto è sistematizzarle in termini scientifico-politici. Ah, certo, sì. Sono due cose completamente diverse. La fondazione della Banca d'Inghilterra è, diciamo, preso a esempio come la caduta dell'impero romano, no? Che si nasce da lì, ma nessuno nega che gli italiani, cioè genovesi, fiorentini veneziani. E veneziani siano sempre all'origine delle peggio porcate di tutto, sempre in onore in onore del Gran Papa, certo, e sono i papi che certo. Sempre per Martino V nel caso specifico per ispirazione di Cristo, Martino V, che aveva molti agganci addentellati di un certo tipo di etnia. Allora, tra l'altro, vi dico una cosa che pochi sanno e alla quale io sono arrivato per deduzioni su deduzioni, ma di recente sono riuscito a capire qual è stato il ruolo svolto da Girolamo Savonarola a Firenze. E cacchio, cos'era successo? Un grande ruolo. Cos'era successo a Firenze? C'è stato il tentativo da parte di alcuni illuminati di arrivare a una sintesi di grande spessore di carattere religioso. Gli illuminati, basta che noi ne diciamo due, uno era Pico della Mirandola, l'altro era Marsilio Ficino. Questo è all'origine della filosofia del Rinascimento e questo è il ritorno del neoplatonismo in Italia. Allora, cos'è successo? È successo che questo germe lanciato nel cuore di Firenze da questi due grandi intellettuali, diciamo 1488-90, 1497, e da questi grandi intellettuali era molto pericoloso. Non è allora, prima, scusa, no. Savonarola è l'anno passato nel 92. No. Sì, l'hanno bruciato nel 92. 1497. Savonarola era già ancora vivo, quindi deve essere stato fatto fuori. Vabbè, comunque fine. Mi risultava il 1497. Vabbè, fine 1400. Alla fine del 1400. Poi dopo ci sono state tutte le vicende relative alla nascita della Repubblica Fiorentina, e poi, alle guerre in Italia, ai francesi in Italia, eccetera. Ai vari sicari che ammazzano Giuliano, eccetera. Esattamente. Allora, Savonarola. La dittatura di Savonarola. La restaurazione dei Medici a Firenze, Clemente VII, Leone X. La dittatura di Savonarola, ferocemente bigotta e beghina, fu fatta proprio per spazzare via il tentativo, il grande tentativo rinascimentale di Pico della Mirandola, che era stato assassinato, avvelenato, e di Marsilio Ficino. Questa era la logica. Hanno messo Savonarola. Non la logica. La storia non raccontata. Beh, certo, però la logica di questi signori, certo. La logica di un certo Papa, e sappiamo bene chi era, certo. Con tutte le trame del figlio e degli altri figli. Alessandro VI, diciamo il nome, Borgia. Esattamente. Spagnolo italianizzato. Esattamente, molto italiano. C'era da magnà a 14 ganasce, molto, rispetto alla Francia moltissimo. E alla Spagna. Moltissimo, moltissimo, per lui e per i figli. Quindi abbiamo visto il castello della città capitale del costituendo stato principale centrale del Valentino, esattamente del Borgia. Allora, quello che volevo dire è una cosa molto semplice. Noi abbiamo sempre creduto che la dittatura di Girolamo Savonarola fosse stata una forma di spontaneità, cosa che non è assolutamente vera. La storia gliel'hanno fatta fare per cancellare la memoria di questa suprema enorme eresia. Dopodiché, appena l'eresia, le parvenze di questa eresia, che sarebbe stata dilacerante per gli interessi dello Stato del Vaticano, che si basa appunto su una religione sull'usura, ma supportata da una religione, da un teorema teologico che giustifica il loro comportamento. Esattamente, da una religione
monoteistica, molto dura e molto chiusa. Una volta che il Savonarola ha fatto la sua funzione, l'hanno preso e l'hanno ammazzato. Arrivederci, grazie, caro Savonarola, e proseguiamo. 4 lineamenti per una riforma del sistema monetario e per la realizzazione di una moneta europea. Chiudiamo con questo importantissimo messaggio. L'Europa potrà riacquistare, a nostro avviso, una sostanziale sovranità monetaria alle seguenti condizioni. Che la moneta europea sia creata senza riserva monetaria. Che sia distinto... Bisogna dire una cosa. La riserva monetaria è un bouquet di altre monete di altri stati che deve essere acquistata per avere un bilanciamento di valore, diciamo, analogo fra tutte le varie monete mondiali. Nel caso specifico, in questo momento attuale, l'unica moneta di riserva ufficiale non è più, come era una volta, la sterlina che diceva lui, ma è il dollaro. Attenzione, sterlina oro, il valore della sterlina era, in quanto c'era oro, la sterlina oro. Certo. A tutt'oggi la sterlina oro serve ancora come moneta di riferimento. Vuoi fare un regalo a tuo nipote, gli fai una sterlina d'oro. Certo. Vuoi fargli un regalo di nozze, gli fai 10 sterline oro. Certo. Perché? Perché è una moneta di riferimento. In questo senso, psicologico, è chiaro, perché poi il valore della sterlina oro, anche se a fior di conio, è più o meno quello dell'oro, della quantità di oro ivi contenuto, ricordiamocelo bene, solo che essendo una sterlina la quantità di oro è sicura, ecco, capito? Non c'è bisogno di andarla a misurare. Allora, che la moneta europea si è creata senza riserva monetaria, cosa significa? Significa che la moneta deve essere creata dal nulla, ma di proprietà del popolo. Così semplice, la moneta deve del portatore, esattamente, che sia distinto il momento della creazione della moneta da quello della erogazione, sono due momenti diversi, tu non me lo puoi prestare, due fasi di diritto diverse. All'atto della creazione ogni popolo deve essere riconosciuto proprietario della sua moneta, posto infatti che il valore monetario è convenzionale, questo valore va attribuito a chi, partecipando alla convenzione, contribuisce a crearlo, cioè alla collettività dei cittadini. D. La competenza a creare moneta deve essere sottratta. La competenza a creare moneta deve essere sottratta al sistema bancario e restituito al potere politico. Restituito al potere politico, è il potere politico che deve controllare la nascita e la distribuzione e la diffusione della moneta. Attraverso che cosa? Attraverso il Ministero delle Finanze. Oggi voi vedete. Nelle università invece insegnano che, a proposito dell'Italia, che la separazione della Banca d'Italia dal controllo del Ministero del Tesoro non è più sotto controllo, cioè, in questo senso. È stato dovuto per rendere più snello e controllabile l'indebitamento dello Stato e quindi di controllare l'inflazione, una cazzata monumentale. Come se quella banda di camorristi che controlla la Banca d'Italia, ripeto, camorristi, perché sono camorristi, perché pochi sanno che della Banca d'Italia si è impossessata la Camorra, ma questo discorso faremo un'altra volta, fossero persone che sono in condizione di valutare la situazione economico-finanziaria italiana e indirizzarla nel bene della comunità, oltretutto. Le somme di nuova emissione necessarie a fini di pubblica utilità che oggi sono addebitate allo Stato devono invece essere accreditate allo Stato e riscosse dal Governo tramite il Ministro del Tesoro, il quale deve ripartirle tra i vari organi in conformità delle esigenze contemplate dai bilanci di provvisione. Cosa significa? Lo Stato oggi deve fare dei lavori perché si sono rotti i cessi del Quirinale, si sono rotti i cessi del Quirinale a furia delle cagate che ci ha fatto, che fanno quello che ha fatto Napolitano. Io ho cagato, una gran cagata. Grande soddisfazione, ti sei liberato, sì. Allora c'eri anche lì quella volta che siamo andati alla palazzo
alla sala delle colonne. Ah sì, alla sala delle colonne, me lo ricordo. C'erano dei cessi bellissimi. Basterebbe andare alla sala delle colonne solo esclusivamente per cagare. È una bella cosa. Allora, lo Stato è una grande soddisfazione. Deve chiedere i soldi in prestito alla banca. Allucinante. Quando il valore lo crea lo Stato, i cittadini che costituiscono lo Stato. Le monete dovranno essere fra loro liberamente convertibili, questa è bellissima, cioè la moneta dei vari stati si deve sbilanciare secondo il mercato. È una visione, come tu puoi vedere, molto che potrebbe dire spinelliana, cioè mazziniana, cioè una Unione Europea che è in realtà una confederazione di stati sovrani, come gli Stati Uniti d'America. L'autonomia e l'indipendenza monetaria europea deve altresì fondarsi su di un mercato organico, cioè autosufficiente, delle materie prime fondamentali. Questo sostanzialmente significa che deve sviluppare fonti di energia alternative rispetto al petrolio. Lo diceva nel 1977 Auriti, eccolo qui. Sì. Problema questo che è stato già tecnicamente ed economicamente risolto col brevetto Dragoni per l'utilizzazione dell'energia solare. Quindi noi abbiamo un brevetto italiano, Dragoni. Mi rendo conto che ognuno di questi argomenti comporta la necessità di un'analisi approfondita che abbiamo già svolto in numerose pubblicazioni, a cui rimandiamo quanti volessero meglio approfondirli. Qui c'è il riferimento di Auriti e altri, l'occulta strategia della guerra senza confini di cui abbiamo più volte già parlato. Quello che mi interessa di dire di nuovo, perché è molto importante, oggi noi abbiamo in Italia una grossa crisi che è la crisi olearia, non c'è l'olio. Se voi andate al supermercato vedete che ci sono gli scaffali. La passata stagione c'è stata una carestia di produzione d'olio, ma quest'anno invece di olio ce n'è tantissimo. Attento. Questa nuova stagione sarà ricca d'olio. Perfetto, nessuno lo nega, speriamo bene. Equilibreranno le scorte. Esattamente, le però voglio dire un'altra cosa. Allora, no, io lo so che vuol dire, però... Hai fatto bene a dirlo, mettere bene le mani avanti. Gli scaffali dei supermercati sono completamente pieni di olio. Marocchino? Sono olio... se fosse marocchino andrebbe benissimo, perché noi abbiamo una visione dell'Italia come epicentro del Mediterraneo, dell'Unione Mediterranea. Ben venga, a patto che avvenga non nel sistema che oggi è gestito dai trafficanti di schiavi, perché quelli che portano l'olio marocchino e della Tunisia sono gli stessi che portano gli schiavi. Ecco, allora è meglio non dargli i soldi a questi, oppure prenderli e fargli bere qualche ditrozzo di olio in più mescolato con l'icino, e poi per ogni litro 10 gocce di acido solforico puro al 90%. Allora, io voglio proprio bene. Io li voglio benissimo. Allora, se voi andate a prendere queste bottiglie, miscela di tutte le marche, ogni tanto se trova qualcosa. Miscela di oli extracomunitari. Miscela di oli comunitari, alcune miscela di oli comunitari ed extracomunitari, ma la maggior parte sono comunitari. Cosa significa? Significa che da questo punto di vista è importantissimo che quando mancano le derrate alimentari arriva la produzione europea. Certo. Capito? Parti, certo. Ma questa produzione europea dovrebbe essere fatta in maniera tale da non dover passare attraverso l'intermediazione della banca centrale dell'Unione.